Oggi nella cucina di Giallo Zafferano si prepara una delle salse più conosciute nel mondo. Stiamo parlando della maionese. La sua origine prevede che sia stata inventata dopo la battaglia di Mayon sull'isola di Minorca, dove lo chef, per omaggiare la vittoria dei francesi contro i britannici, ha inventato questa salsa. Io ho un'altra storiella un po' più così, da leggenda metropolitana, di uno chef al seguito di un generale che, tornando da una battaglia, gli sono cadute le uova nell'anfora dell'olio. Il traballare della carrozza e del procedere su queste strade sconnesse aveva creato l'emulsione e si è inventata la maionese. Com'è o come non è la storia della maionese? Adesso la prepariamo, anche perché questa salsa semplice crea sempre lo stress anche ai grandi chef, perché c'è sempre il rischio di impazzire. Per preparare la maionese serve uova freschissime, del succo di limone, pochino di aceto, dell'olio di semi, sale e pepe. Iniziamo con separare i tuorli delle uova. Lo facciamo in un modo così che può sembrare un po' agreste, ma che funziona molto bene. Con le mani non bisogna aver paura, il tuorlo si separa molto meglio che con i gusci. Non rischiamo di pungerlo, di bucarlo. Logicamente avremmo lavato benissimo le mani. Quindi tuorli separati, mi raccomando, sempre uova a temperatura ambiente che non siano fredde di frigorifero e ben lavate prima di utilizzarle. Iniziamo mettendo qualche goccia di succo di limone. Utilizziamo una frusta elettrica, oggi abbiamo la tecnologia che ci aiuta, quindi è meglio. Iniziamo a frustare leggermente, far prendere corpo ai tuorli. E a questo punto inizia il momento più difficile, quello di incorporare l'olio nella proteina del tuorlo. Dobbiamo sempre aver pazienza con la maionese, mai aver fretta di aggiungere l'olio. È uno dei momenti difficili dove la maionese impazzisce. Quando abbiamo incorporato all'incirca il 50%, 40-50% dell'olio, dobbiamo iniziare a aggiungere il succo di limone, perché a questo punto ormai l'olio ce n'è già abbastanza, dobbiamo utilizzare il limone per diluirla leggermente, quindi abbassare la densità per poi ritornare a renderla compatta con il resto dell'olio. Allora, fare la maionese a casa è più difficile che farla al ristorante, perché le ciotole si muovono, quindi piccolo consiglio, tovagliolo di carta, lo inumidite, lo piegate bene, così sul banco di lavoro e la ciotola sta ferma. A questo punto l'emulsione della maionese è abbastanza stabile, puoi ancora rischiare di farla impazzire se comunque metti tanto olio insieme alla volta. Bisogna avere un po' di pazienza, sempre un po' a filo, perché ricordiamoci che una dose piccola è ancora più difficile che fare una dose più grande. La velocità delle fruste elettriche, vi consiglio di usare sempre una velocità media, non troppo bassa e neanche al massimo dei giri. Abbiamo finito di incorporare tutto l'olio,
che ci occorreva, un olio di semi. Vi consiglio un ottimo girasole o arachide, non utilizzate i semi vari per cortesia. Guardate, la montata è, diciamo, venuta bene? Dobbiamo terminare la maionese. Una volta nel gergo di cucina si diceva chiudere la maionese con un cucchiaio di aceto caldo. Io direi di non metterlo caldo perché fino adesso l'abbiamo montata bene. Può essere un po' più a rischio, lo utilizziamo freddo. E il sale e il pepe. Su questa quantità un cucchiaino e mezzo di aceto. Sale. Mi piace aggiungere il sale al fondo. C'è qualcuno che preferisce sciogliere il sale all'interno del succo di limone. Tecnicamente potrebbe essere più corretto. Io preferisco metterlo al fondo, uno perché non so mai qual è la risultante finale, quindi voglio assaggiarla. E a volte l'unione del sale e limone, per esperienza, divide la maionese. Manca un po' di sale. Se non volete assaggiare due o tre volte, aggiungere sale due o tre volte, pesatelo. 3 grammi di sale su questa proporzione sono perfetti. La maionese è pronta, montata bene. Se per caso fosse impazzita, prima cosa da fare, abbiamo due modi semplici per poterla recuperare. Una è di provare con un cubetto di ghiaccio. Nella maionese impazzita provare a mettere un cubetto di ghiaccio e vedere se si riesce a recuperare l'emulsione. Se non funzionasse il cubetto di ghiaccio, non vi resta che ripartire con un tuorlo d'uovo sostituendo l'olio con la maionese impazzita. Dovete riprovare da zero a rifarla. Terminiamo la maionese con un tocco di pepe nero. Questa è la maionese.